Sono passate da poco le 4:30 del mattino. Tre individui a volto coperto entrano in un distributore H24 di Barletta situato in via San Samuele. Dopo una prima ricognizione decidono di passare all'azione scassinando una delle macchinette automatiche. Una volta aperta portano via l'incasso, circa 300 euro. Nel frattempo scatta l'allarme e a quel punto i malviventi si danno alla fuga senza toccare la merce presente. E il colpo avvenuto all'alba di oggi nell'attività barlettana di distribuzione automatica di cibi e bevande. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato tutta la scena. I tre soggetti sarebbero di giovane età. Alcuni filmati registrati dalle telecamere esterne, infatti, hanno anche immortalato i loro volti. Immagini che ora sono al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto dopo la denuncia presentata tempestivamente dal titolare. Oltre ai 300 euro portati via, la vera beffa è l'ammontare dei danni, circa 4.000 euro, un durissimo colpo per l'attività barlettana, un episodio che riaccende ancora una volta i riflettori sulla criminalità giovanile nella città della disfida.